È arrivata la bomba della Gazzetta. Mai come adesso anche Di Maria e la Juventus sono vicini a trovare un accordo per la prossima stagione e non solo. È arrivata quindi la conferma del noto quotidiano sportivo e anche di altri addetti ai lavori ed esperti di mercato come per esempio Alfredo Pedullà. La trattativa e i dettagli erano notizie sicuramente che erano nell'aria, viste le dichiarazioni di Di Maria nelle ultime ore, però diciamo adesso si sta finalmente chiudendo appunto questo cerchio e questo lunghissimo affare che e tiene banco da ormai tantissime settimane. Ne parleremo in questo video, ma vi ricordo prima di cominciare di iscrivervi al canale di FCM Sport, di lasciare un like al video e anche di attivare la campanella per rimanere aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri contenuti. Dunque arrivano conferme non solo sullo stato attuale della trattativa, quindi sicuramente in addirittura d'arrivo, ma anche su quello che era successo negli scorsi giorni. Vi raccontavamo di una trattativa in stallo con Di Maria che aveva comunque altre alternative, si parlava del Benfica, si parlava del Barcellona o ancora di un ritorno in patria. Quindi il giocatore ancora non sapeva cosa fare per la prossima stagione, aveva sì sentito attraverso il suo entourage le proposte del club bianconero, ma non era abbastanza convinto. E anche quelle voci erano assolutamente realtà. Oggi però tutto è cambiato, perché Di Maria, non solo dopo aver dichiarato appunto di aver ammesso dell'interesse della Juventus, che secondo lui è anche il migliore club d'Italia, parole sue che sono state riportate nelle scorse ore, ma adesso si sarebbe convinto di questa offerta. Ve la ripetiamo, contratto di un anno, lui non si è mai dichiarato aperto ad un biennale, quindi contratto di un anno da 7 milioni di euro con eventualmente un'opzione per il secondo anno, quindi si parla di un annuale di base e eventualmente non si sa secondo quali condizioni o comunque quali risultati sportivi o altro, però si parla anche di un'opzione per il secondo anno. Dunque un annuncio lampo che cambia assolutamente le carte in tavola, perché si era parlato di un mercato della Juventus che non riusciva ad ingranare. È chiaro che adesso con il doppio colpo Pogba e Di Maria, un passo dall'ufficialità, chiaramente tutto cambia. Si parla di un ottimo mercato che ovviamente va proseguito con altri innesti. Mi viene in mente per esempio sul lato sinistro del campo con il laterale difensivo, con Alexandro adesso fuori al progetto, e poi il sostituto appunto di Morata come alla sinistra, sapendo che appunto Di Maria si schiererà sulla destra. Quindi questa è la notizia riportata dalla Gazzetta, vi ringrazio per l'attenzione, ne parleremo assolutamente anche domani sul canale FCM Sport, perché ci sono conferme ancora, c'è tanto di cui parlare a riguardo, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video e di tenervi in aggiornamento attivando la campanella. Per il resto ci vediamo al prossimo appuntamento.